Erano le 8.30 del 10 gennaio 2011 quando un'esplosione squarciò uno dei capannoni dell'azienda produttrice di fuochi d'artificio Pirotecnica Etnea a Cosentini, frazione di Santa Venerina. Il boato fu avvertito distintamente anche a Zafferana Etnea. Due operai, il 39enne romeno Petra Merru e il 75enne Mascalese Giuseppe Adornetto, morirono investiti in pieno dall'onda d'urto. Unico sopravvissuto il 47enne Gaetano Spina, marito della titolare e figlio dell'amministratore unico della ditta, rimasto a lungo ricoverato in prognosi riservata. Drammatica la scena presentatasi ai soccorritori e al sostituto procuratore di Catania Vincenzo Serpotta giunto sui luoghi. Al termine delle indagini furono rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni aggravate la titolare dell'azienda Giovanna Consoli e l'amministratore unico Alfio Spina, entrambi difesi dal penalista Giuseppe Di Mauro. Ieri mattina avrebbe dovuto celebrarsi davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Catania Seduta dal giudice Alba San Martino la prima udienza del processo. Ma un difetto di notifica ha causato un secondo rinvio al 29 maggio, dopo quello dello scorso 10 dicembre. In quella data saranno probabilmente sentiti l'ispettore del lavoro di Catania Francesco Marchese ed il maresciallo dei carabinieri di Santa Venerina, Salvatore Toscano. Quest'ultimo tra i primi ad accorrere sul luogo dell'incidente. Già costituiti si parte civile. Nel processo, i familiari di Giuseppe Adornetto, tra cui la sorella assistita dai difensori di fiducia. Lucia Spicuzza e Salvo Sorbello ed alcuni parenti della seconda vittima Petra Merlu.